Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Computer Museum. In questa puntata andremo a parlare del mouse. Mouse che ci è arrivato molto sporco, è arrivato anche un pochettino messo male e provandolo anche un po' di problemi sul tasto. Quindi, per quello che l'abbiamo pagato è più che giusto che comunque il mouse non funzioni in questo modo. Però ovviamente a noi non ci va bene. Di conseguenza in questa puntata andremo a restaurare completamente il mouse, andando anche a migliorare molto tutta la sporcizia che c'è intorno. Iniziamo subito dopo la sigla. Mi voglio scusare anche inoltre un secondo per la qualità, ma soprattutto per i mezzi un secondo improvvisati di questo episodio, ma tutta l'attrezzatura che di solito utilizziamo, inclusa quella di doppiaggio, è occupata in ambito lavorativo in una fiera e di conseguenza non è utilizzabile e io mi sono trovato un secondo ad improvvisare questo episodio, anche perché in queste settimane li stiamo girando uno dopo l'altro in modo da consegnarli il prima possibile per il programma d'agosto. Però adesso iniziamo subito. Quindi per prima cosa adoperiamoci di un set di cacciaviti. Questo è un set di cacciaviti molto semplice che ho trovato su AliExpress a 6 euro. È molto completo in fatto di cacciaviti. E oltre a questo, andiamo a prendere il nostro paziente che è il nostro mouse. Per prima cosa dobbiamo rimuovere la pallina. La pallina si rimuove svitando in senso antiorario il nostro tappo. Lo rimuoviamo e andiamo a prendere direttamente la pallina. Infatti, come supponevo, non sono state fatte opere di manutenzione straordinaria, quindi pulizia delle nostre varie, delle nostre varie assi, e di conseguenza per pulirle dopo dobbiamo procedere con un cotton fioc. Quindi adesso andiamo solo a vedere cos'è che ci serve per pulirlo. Quindi per ora ci serviranno dei cotton fioc e dello sgrassatore. Andiamo a prendere il nostro cacciavite perché ora opereremo il paziente a livello interno, quindi per andare a vedere se ci sono problemi su saldature che potrebbero saltare e tutto. Andiamo a svitare la vite, che questa non è, quindi dobbiamo andare a prendere questa qui che forse è più cicciosa. Una volta smontata l'unica vite che abbiamo, basterà alzarlo e si aprirà in maniera improvvisa. State attenti anche a non rompere la basetta. E qui ci troviamo dentro lo schifo, cioè è sporco effettivamente, c'è un po' di sporcizia al suo interno, come potete vedere da questo grumo di credo schifezza che si è staccata addirittura. È sul sensore, tra parentesi, quindi si può dire che era anche per questo motivo che probabilmente una delle due assi non funzionava. Oltre a questo, cioè non funzionava proprio bene. Poi, perché come potete vedere, magari adesso appena la telecamera mette a fuoco, questi pezzettini davanti al sensore potrebbero dar problemi. Oltre a questo abbiamo anche l'anno di produzione dell'88, quindi questo qui probabilmente arriverà da qualche Macintosh non classic, però siamo lì. È della Logitech, è una delle prime revisioni. Part number. I sensori mi sembrano un pochettino andati, cioè sembrano un po' come ammuffiti sopra, qualcosa del genere. Comunque non andrei a toccare più di tanto se funzionano. Ovviamente il nostro mouse funziona in questo modo, quindi io direi di procedere con dello sgrassatore e a sganciare un secondo le varie plastiche e usare anche un po' di aria compressa. Non mi fido più che altro che prima che si rompano e ovviamente potrebbe dar problemi veramente seri. Allora, per prima cosa prendiamo l'aria compressa e spruzziamocela sopra, che mi raccomando usate anche il tubicino, quello che viene dato insieme, perché questo permette di non disperdere molta umidità e di conseguenza quando lo spruzziamo non rischia di congelarsi tutta la scheda oppure prendere grosse quantità di umidità. Spruzziamo. Tanto la mia GoPro non vuole più funzionare, non so per quale motivo la micro SD che c'è al suo interno non vuole registrare nel modo corretto, chi lo sa.
E adesso procediamo invece con dello sgrassatore. Sgrassatore che invece andrà a pulire tutte le zone intorno con un cotton fioc. Prendiamo lo sgrassatore, prendiamo il cotton fioc, appoggiamolo al nostro sistema dello sgrassatore, appunto tentando di non far colare il tutto sopra il nostro mouse, e incominciamo a pulire tutto intorno passando in questo modo e grattando completamente. Una volta fatto il tutto, il lavoro dovrebbe essere più o meno pulito così. I contorni sono perfetti. Intanto ho anche cambiato la memory card alla GoPro sperando che non si spenga pure questa. In tal caso, mi sa che la mia GoPro è arrivata oramai a miglior vita. Però, in questo momento, una volta pulito tutto ciò, dobbiamo andare invece a pulire i nostri sensori. Il sensore di X, il sensore di Y, e poi c'è questa rotellina che praticamente permette di stabilizzare la pallina all'interno. Quindi se viene spinta, questa fa da ammortizzatore in pratica. Però non sempre, appunto, più sono sporchi e più fanno fatica perché lo sporco fa scivolare male la pallina e di conseguenza la 6X piuttosto che la 6Y potrebbero dar problemi. E per fare tutto ciò, per togliere lo sporco, come si può fare? Si può ovviare in due modi: o con un cotton fioc sempre si va a grattare via tutto lo sporco pian piano, che è forse il metodo più pulito e soprattutto che vi dà di più una cosa migliore. Oppure secondo è con l'unghia andare a rimuoverla piano piano e poi appunto pulirvi le unghie che sono sporche. Però il primo passo, cioè quello di utilizzare un cotton fioc, è il migliore perché permette appunto una pulizia più estesa di un'unghia, quindi è più migliore. Come potete vedere, lo sporco è sul nostro cotton fioc ed è venuto completamente tutto via. Fate lo stesso anche con le altre rotelline e poi procediamo. Ora il nostro mouse è completamente pulito e dobbiamo passare invece sulla superficie del nostro mouse. Quindi la nostra superficie, come potete vedere, è sporca, soprattutto il lato inferiore è invece come nuovo, praticamente non è neanche più di tanto sporco. Quindi, per rimuovere queste bruttissime macchie di sporco, probabilmente anche di sudore e strati di pelle sudata, bisognerà fare in questo modo. Prendiamo una spugna, lo mettiamo sopra a una spugna in modo che così i contatti che ci sono sotto, quelli in plastica, non si vanno a rompere. Prendiamo dello sgrassatore e buttiamoglielo pesantemente sopra, cioè facciamolo agire, poi con un dito lo spalmiamo in questo modo dove c'è lo sporco. E come potete vedere, lo sgrassatore già fa il suo lavoro. Infatti, il nostro sistema, il 99% delle volte, se sono sporchi sul mouse è perché quando è stato usato, non è stato usato con delle mani pulite e poi finendo in cantina piuttosto che da altre parti, questo ne è il risultato, cioè praticamente della sporcizia incastrata da anni, cioè praticamente sudore del 99. E una volta fatto, come potete vedere, una volta che l'abbiamo sgrassato, passiamo una spugna, molto semplicemente più di una volta la passiamo e potrete notare che il colore, soprattutto la mela, dove era prima nera, ora è diventata completamente bianca e anche il mouse sta diventando completamente bianco perché appunto erano semplicemente degli strati completamente di sporco, cioè erano solo un pochettino di sporco. Una volta fatto tutto ciò, mettetelo sotto a dell'acqua e ripulitelo completamente dagli ultimi strati di sporco. E una volta fatto, mettetelo al sole ad asciugare. Come potete vedere, la pulizia deve essere completa. Con un dito fate tutti gli spazi. Se vedete ancora dello sporco, continuate a grattarlo via col dito perché molto probabilmente è semplicemente sporco superficiale. Una volta fatto, come potete notare, il colore del nostro mouse è cambiato completamente. È diventato di un bellissimo bianco, a differenza di quello che era all'inizio, cioè grigio. E una volta fatto, andiamo ad asciugarlo o al sole o con uno straccio molto semplice e una volta fatto tutto ciò andiamo a rimontarlo.
Bene, dopo questo breve ciclo di pulizia, il mouse risulta di un bellissimo bianco, soprattutto è molto pulito, non è più sporco come prima. E adesso cos'è che ci tocca fare? Semplicemente rimontarlo. Per rimontarlo dovete sempre stare attenti perché ricordiamoci che è plastica degli anni 90 e 80, soprattutto in questo caso perché è dell'88, e rischiate che il nostro mouse si possa rompere. Per richiuderlo dovremo metterlo prima dall'alto, quindi incastrarlo dall'alto in questo modo e poi tirarlo in basso. Se avrete fatto tutto corretto sentirete il click del mouse. Come potete sentire è corretto, quindi prendiamo il nostro cacciavite, andiamo a richiuderlo e direi che ci siamo. Adesso la cosa che dovremo fare è pulire invece tutto sto schifo che come vedete viene via con poco. Quindi anche qui sgrassatore e soprattutto tanta mano. Ok, ci siamo. Passiamo il cotton fioc di routine. Andiamo a pulire il tutto, il restante del nostro mouse. Come potete vedere già tutto lo sporco è andato via completamente, è stato veramente molto semplice pulirlo anche perché era molto poco. Prendiamo la nostra pallina che controllate anche questa qui per sicurezza se non ha tipo sporco sulla palla, però se non ce l'ha rimettetela dentro, prendete il capsulotto di chiusura, cioè il coperchio di chiusura, e giratelo a sto giro in senso orario e si blocca in questo modo. Ora siamo completamente pronti per andare a richiuderlo e soprattutto a riprovarlo se funziona. Però comunque questo è l'episodio sul restauro del mouse, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo a una prossima puntata. Ciao ragazzi!